Voi potete raccogliere porzioni. Punto F attraverso Francesca R, 11 giugno 2023, a cura di VB. Ma come si posiziona questo centro sapienziale che tu rappresenti con altri centri sapienziali come per esempio il Cerchio Esseno, la Via della Conoscenza, il Cerchio Marina, eccetera? Che posto occupi? Vedi, voi volete sempre dare una... Non una gerarchia, Un grado, una gerarchia, una differenza, un qualcosa. Quando l'insegnamento è insegnamento, sono tutte porzioni di verità che messe insieme danno la verità. Nessuna coscienza incarnata può accogliere la verità assoluta, perché per accogliere la verità assoluta non dovrebbe essere incarnata. Quindi voi potete accogliere porzioni più o meno sottili, grandi, importanti di insegnamento e di verità, ma non la verità e l'insegnamento assoluto. Ogni entità preposta dà un qualcosa, e questo è già stato detto, che è importante a livello esperienziale ai presenti e anche ai non presenti, perché a seconda di quello che verrà e nascerà e si propagherà come un'onda dopo, da questa esperienza, determinerà altro insegnamento. Certo è che alcuni di noi hanno il compito di aggiungere, di darvi qualcosa in più, soprattutto quando sappiamo che all'interno dei presenti determinate parti di verità sono già acquisite e diventate e sono conoscenza. A quel punto si può aggiungere, a quel punto si può ampliare. La capacità di ampliare, aggiungere e dare, rispettando la volontà del singolo e l'esperienza karmica del singolo presente, è sempre aperta. Ciascuno di noi che si presenta in queste situazioni, sempre qui parliamo sempre di situazioni di insegnamento, ovviamente, ha tutte le possibilità, ma mai quella della verità assoluta.